Buongiorno amici investitori, buon inizio settimana e benvenuti in questa nuova puntata di Weekly FTSE MIB. Come di consueto, ogni lunedì analizziamo il principale indice di borsa italiana per condividere le strategie operative valide per la settimana in corso. La scorsa settimana le quotazioni del FTSE MIB hanno dato vita a un forte movimento rialzista, dai supporti in area 23.800 punti, mossa che ha portato i corsi oltre la resistenza statica a 24.900 punti, livello più volte menzionato nelle precedenti videoanalisi. Il quadro tecnico di medio periodo muta a favore dei compratori, mentre le quotazioni rimangono al di sopra del livello orizzontale a 24.900 punti. La rottura dei 25.200 punti potrebbe favorire una nuova accelerazione delle quotazioni verso il successivo livello resistenziale a 25.500 punti, massimi registrati a fine marzo 2022. Al contrario, un ritorno al di sotto dei 24.800 punti potrebbe dare il via a strategie di matrice ribassista, che avrebbero come target dapprima i 24.200 punti e successivamente l'area 23.800 punti, che è la prossima zona di supporto significativa. Bene, questo è il quadro tecnico del FTSE MIB da parte dell'ufficio studi di investire.biz. Vi ricordo che potete operare anche voi sull'indice di borsa italiana con i certificati long e short di BNP Paribas. Per farlo è semplice, potete visitare il sito investimenti.bnpparibas.it nella sezione Certificate a leva Turbo Mini Future. Sulla sinistra potete ricercare il vostro prodotto, in questo caso mettiamo tutte le categorie indici, sottostante FTSE MIB, direzione per esempio long. Ecco che sulla destra compariranno tutti i prodotti dell'emittente francese che potrete utilizzare per la vostra operatività. Bene amici, per oggi è tutto, vi ringrazio per la visione, non mi rimane altro che darvi appuntamento lunedì prossimo per la nuova analisi sul FTSE MIB. Buona settimana e buon trading a tutti.